Rieccoci insieme, Anche in Santino Italia, Bozza. sai. Come Sì, e dopo Luigi Sposata, che bisogna fare un po' di domande, farai diceva. domande. Ne stiamo parlando di anziani e che mi raccomando, io voglio bene all'anziano perché è stato maestro di vita nostro e vedere queste sofferenze e sentire certi discorsi non mi piace. Mi sono sempre chiesto, come mai abbiamo questi costi altissimi di questi enti preposti, case di riposo e quant'altro, quando abbiamo i nostri anziani che da giovani hanno lavorato, un capofamiglia che ha lavorato per 40 anni e con 1.400 euro è riuscito a mantenere la famiglia, Quattro famiglia figli. tipo, due figli, tre figli, ha pagato le bollette, la scuola e quant'altro, arrivato alla maggiore età, alla massima età, si trova solo, i figli sono sposati, sono andati via, e con quei soldi non riesce ad avere un'adeguata assistenza, bisogna aggiungere altri soldi. Io mi sono sempre chiesto, ma com'è possibile una cosa? Mantiene una famiglia per 40 anni E i costi e poi si delle trova case di ricovero, poco a fare. messo da Accantonato. parte, oppure deve ricorrere alla regione, al comune in special modo, perché se è autosufficiente è il comune che deve pensare. In tempi come questi, in magra classe, molto magre, abbiamo di questi problemi. Ecco che allora viene fuori il discorso che fa l'onorevole e che fa Valdegamberi. Anch'io ho potuto visitare questa famiglia. Sì, ma non voglio portare su questo E sono discorso, stato entusiasta perché sennò ci fermiamo perché qui. Non è questa la soluzione dei stiamo problemi. parlando di denari che non ci sono più. Quindi ci bisogna fare qualcosa di più creativo. Esatto. Allora, benvengano questi tipi di associazioni e quant'altro che non costano niente a nessuno, anzi diamo un servizio migliore ai nostri anziani. Questo è per completare, diciamo, visto che siamo nel supporto degli anziani e quant'altro. Ma ci deve essere un controllo su questi Ci deve essere un servizi. Certo. controllo, ma già questi signori usufruiscono non solo, non della. Il medico di famiglia, ad esempio, I figli, come fosse a casa, il medico di famiglia è quello che tiene in casa l'anziano, lo chiama, quando abbiamo l'anziano che ha la febbre, ecco. Il medico di famiglia, le faccio un questo con i lavoro con controlli. me. Questo Comunque, secondo me scusa, è sì. importantissimo. Comunque, di fronte al Però fatto che ribadisco il concetto che abbiamo strutture costosissime, continuiamo a farle. Perché ci sono anche molte strutture nuove. private. Da noi ce ne sono nate due nel territorio mio, una a Gazzignano, una a Cintuganeo, milioni buttati via. Maluzza? Anche la regione ha messo soldi, questo mi dispiace. Stiamo. Sia per la si dice di È programmazione, ora di questo è. finirla. Sì, Basta. ecco, questo tipo di organizzazione magari non sarà uguale, però la stessa finalità è quella di cercare di ottimizzare le risorse, diciamo, delle varie famiglie. Certo. E si è manifestata anche attraverso l'unione, diciamo, la condivisione di un appartamento importante in Emilia Romagna, adesso non ricordo esattamente dove, dove alcune famiglie che avevano problemi di affitto, Co-housing una famiglia sociale, messa a il disposizione di altre famiglie, già co-housing queste cose già ci sono, quindi sociale, sono realizzate. esatto. No, ma quello che io volevo, Elena, evidenziare una cosa. Io, da quando si è parlato che le regioni dovevano tagliare, e si è innescata una diatriba tra governo centrale e regioni. E questa diatriba, anche in relazione al servizio che abbiamo visto, non so, quindi io mi pongo delle domande che poi pongo Da ai cittadino, politici ecco. che sono presenti, non so, sono stati chiariti per esempio quali sono chi e che cosa deve intervenire per ottimizzare le spese? Voglio dire, C'è un ente terzo che deve la intervenire. regione. Ha chiaro quali sono le proprie competenze in virtù anche dell'autonomia che ha, che non è di poco conto, per la Si quale spera nasceranno un che le abbia sacco chiesto. di contenziosi, io credo, con il governo centrale, ma la regione ha chiaro che cosa può fare, per esempio, adesso il consigliere parlava di iniziative, ecco, noi sappiamo a livello regionale, a livello proprio di consiglio regionale, su che cosa possiamo intervenire? No, Intervenire no. in che No, senso? intervenire Prima per quanto Senigallia, riguarda, Senigallia. per quanto riguarda la razionalizzazione. Prima Sappiamo Senigallia, noi, poi Valdegamberi, sì, finisco sappiamo noi su cosa intervenire? Prima domanda, perché io ho bisogno di chiarezza, di avere una chiarezza, di un quadro chiaro, la regione, lo Stato cosa deve fare, cosa può tagliare, la regione che cosa può fare, il comune sa cosa può fare, dove può operare, è chiaro questo. Ecco, allora, se, non so se è chiaro,
perché io non sono né consigliere regionale né sindaco né amministratore. Lei dice dal punto di vista di cittadino, cioè, queste cose non mi viene chiare, perché se non c'è chiarezza in questo quadro, un po' come mi faceva emergere prima la signora Turati, no? Cioè deve esserci un po' chi fa che cosa prima di tutto. Dopodiché, nel momento in cui io prendo coscienza che posso fare quella cosa, vado a intervenire attraverso delle priorità che prima l'assessore indicava su quelle che possono essere, devono essere le cose. Ecco, c'è questo tipo di chiarezza? Cioè questa diatriba che era nata è dipanata? Ecco, questa è una domanda per me importante. Prego. Ma nell'ambito sociosanitario c'è una risposta che è importante, perché la Regione ha già deciso dove intervenire, è che non lo fa. Perché quando approva il piano sociosanitario, configura un potenziamento delle strutture territoriali che è teso a razionalizzare la spesa. Un posto letto in ospedale viene a costare 7-800, 1000, 1200 a seconda della tipologia di posto letto. Un posto letto in una struttura intermedia nel territorio, un ospedale di comunità, costa 120, 130, 150. L'importante è che dia la risposta appropriata. Cioè quella della cronicità. E questo non viene fatto, lei sta dicendo. Questo invece non è stato fatto. Ed è questo che bisogna assolutamente fare. Come l'avvio delle medicine di gruppo integrate, cioè l'aggregazione di più medici di base, che diventa presidio territoriale, dove le persone hanno la possibilità di accedere 24 ore su 24, perché dalle 8 alle 20 ci sono i medici che si turnano e ognuno ha, oltre il medico di fiducia, anche altri medici che hanno la cartella clinica del paziente, quindi danno una risposta, e poi alla sera, alla notte, il medico di guardia. Ma questo eviterebbe tanti accessi impropri, ad esempio al pronto soccorso. Servono presidi territoriali. Sta dicendo che non viene fatto. Non viene fatto niente, perché c'è ancora tutta l'attenzione, c'è tutta l'attenzione alla struttura ospedaliera. E quindi anche il paziente, se l'unico presidio è l'ospedale, quando hai qualcosa, mal di pancia, non sai che cos'è, dove vai? Al pronto soccorso. Se avessi il medico di medicina generale disponibile al pomeriggio alle 6 di sera, vai e dici, guarda, non, tranquillo, busco pan, vai a casa. Se invece no, vai al pronto soccorso, deve. Però ore. Ci sono necessità anche altre nella nostra regione. Prima abbiamo parlato di questi casi, che sono decine però di risposte col co-housing, eccetera, ma i grandi numeri, circa 25.000 anziani non autosufficienti, sono nelle case di riposo. E guarda che adesso entrare in una casa di riposo è un privilegio, non è più un diritto per la nostra regione, perché si pagano 1.800, 1.900, anche 2.000 euro al mese per andare in casa di riposo. Ma perché questo? Perché dal 2009 la quota sanitaria, perché nella casa di riposo le famiglie pagano la quota alberghiera e la regione mette la quota sanitaria, ma la quota sanitaria, che veniva ogni anno almeno indicizzata, aumentata del 2-3%, è ferma dal 2009, e quindi per il bilancio delle case di riposo si aumenta sempre la quota alberghiera e della spesa delle famiglie. Ed è su questo che bisogna intervenire, perché fatto il fondo dell'autosufficienza del 2009, l'ex assessore Valdegambri dice che servirebbero, rispetto ai 720 milioni del fondo dell'autosufficienza del 2009, servirebbero altri 50 milioni per la risposta. Se noi guardiamo il bilancio di previsione 2015, ce ne sono 717, quindi meno 3, non più 50, per dare una risposta in modo tale che la casa di riposo sia una risposta che è un diritto per le persone, non un privilegio. Adesso sta diventando un privilegio. Come bisogna aumentare l'assistenza domiciliare, cioè bisogna aumentare l'impegnativa di domiciliarità, e questo sistema, ci sta anche la casa famiglia in questo sistema, ma sappiamo che il sistema casa famiglia co-housing è per decine di risposte, ma il grosso è da un'altra parte ed è lì che serve l'intervento. Perotto. No, a me sembra che la deputata abbia spostato il nostro discorso, cioè nel senso che dalle questioni delle risorse siamo passati al volontariato e alla sussidiarietà. Sono risorse. E io continuo. No, ma stiamo attenti. Risparmiare le risorse. Cioè nel senso che noi stiamo parlando della sussidiarietà e del volontariato, che non può sostituire le istituzioni, non può sostituire l'attività pubblica o qualsiasi altra attività. Per cui teniamo distinti, lodevole come l'iniziativa, ma non può essere l'iniziativa, questo tipo di iniziativa che risolve tutti quanti i problemi che poniamo sul piano sociale, che vanno dall'infanzia fino alle persone non autosufficienti. All'interno delle case cosiddette di riposo,
quelle sovvenzionate dalle regioni, i 25.000 più i 900 religiosi, ci sono il 99,9% sono persone non autosufficienti. Cioè, vale a dire che hanno bisogno di assistenza, no, 24 ore al giorno. Per cui la casa famiglia in questo caso non si può, cioè può tenersene uno, no, ma non può tenerne più di qualche uno. Cioè, il non autosufficiente ha bisogno di cure sanitarie, di cure parasanitarie, di un albergo, di qualcuno, come dire, che sia in grado di curarsi. Primo problema. Secondo problema, di fronte a un mondo di risorse scarse, cioè ciò che la politica rifiuta sempre, perché io ho iniziato a votare dagli anni 60 e tutti quanti mi hanno promesso che se vanno al governo ci avrò il miracolo, starò bene in vita naturale durante, non è successo e non continuerà a non succedere perché i miracoli ne ha fatti uno solo. Cioè, cosa sto per dire? Cioè, se noi abbiamo la certezza che nel prossimo futuro il pubblico avrà meno risorse, ci dobbiamo interrogare se possiamo abbassare la standard dei servizi, la quantità e la qualità dei servizi e laddove siamo in grado di recuperare risorse. Siamo noi oggi in grado di recuperare risorse? Dove le possiamo recuperare? Ma anche questa chi è la domanda che ci dobbiamo porre in questi dibattiti. Ma anche chi deve farlo? Anche chi deve farlo? Esattamente. Allora, cominciamo. Noi abbiamo delle proposte. Ecco, cominciamo. Allora, cioè, se dovessimo cominciare a dire che la legge 30, quella sulla non autosufficienza, è rimasta come una bella cosa, no, ma è stata ferma lì. L'unica cosa che ha fatto, ha congelato, no, le risorse certe che devono essere destinate per quel capitolo. Ma la legge non è stata, come dire, implementata, come si suol dire. Cioè, non sono state messe le risorse per colui che intende, anziché che mandare il proprio familiare alla casa di riposo all'interno della propria famiglia, come sostenerlo, via dicendo. Cioè, tutta quanta questa parte non viene fatta. Evitiamo di discutere una cosa molto semplice. Cioè, tutta quanta la parte programmatoria sociosanitaria viene discussa sul piano territoriale. Sono piani quinquennali dove che si mettono in interfaccia sia l'attività sanitaria e sia l'attività sociale nei confronti della parte debole della società, in cui vengono stanziati, definiti le risorse messe a disposizione. Se in quel piano non si interviene, non si programma adeguatamente, è del tutto quanto evidente che rimangono delle zone scoperte, solo che quel piano ha la dimensione del distretto e non è la dimensione del comune. Allora qua c'entra, vedete come che c'entra il problema della fusione di comuni, della messa, come dire, in rete dei servizi, di come risparmiare risorse, di quali standard qualitativi, e chi se ne deve far carico? Ovviamente a partire dalla regione per le competenze che ha, no, a finire come della conferenza dei sindaci sul territorio per quanto riguarda l'uso, per quanto riguarda il distretto e via dicendo. Ovviamente vanno rispettate tutte le iniziative di volontariato, ma non possono mai sostituirsi né al pubblico né surrogare le altre attività che hanno, cioè adesso per l'amor di Dio, no, ma quella casa lì, meritevole, eccetera, eccetera. Ma la domanda è, ma perché, come dire, quegli anziani non hanno trovato la risposta nella propria famiglia? Cioè, allora, se hanno trovato la risposta di... Se i figli vanno a lavorare, cioè, la domanda, ecco, esattamente. Allora, vuole... che diventa... Cioè, lasciamo perdere, come dire, no, le buone intenzioni. Lo devo, ma attenzione, non è la soluzione. Se va a casa ricovero, muore uno, no, quello di 92 anni, cioè, stava morendo. Le case di riposo sono fatte per spendere soldi, per far fare i finanzi alla persona. Ma che c'entra comizio? Sono mica qua. Voi volete nazionalizzare, centralizzare tutto, noi no. È stato chiarissimo. Risolviamo soltanto, risolviamo come regione e non come nazione, che entri in una casa, non bastano mai una volta e verifichi le condizioni. Cioè, non faccia, come dire, no, dentro la casa di riposo si muore. Sì, sicuramente, sì, sapete. Adesso le do la risposta, signora. Allora, spiegate in questa trasmissione, cioè uno entra in casa di riposo quando la struttura del distretto decide che
quella persona ha la priorità di entrare dentro alla casa di riposo quando che si libera un posto e che ha la gravità sufficiente per poter entrare. Per cui quando che entra, non entra sano e non entra per far sport, entra in condizioni terminali, perché sono in condizioni terminali. Ma casa non potrebbe essere sano. Non è vero. Diverse. Non è vero. Non è vero. Sono due risposte diverse, situazioni diverse. Sociale a questo. No, comunque te non vorrei, esatto, perché sembra, io voglio parlare, passare la parola anche a Cervi, perché altrimenti torniamo a girare attorno a questo discorso che diventa un po' riduttivo di tutta la questione. Pubblicità rapidissima, poi voglio sentire la rappresentanza dei sindaci, perché la domanda di Sposato, riprendendo, che chiedeva una spiegazione ulteriore, riguardava la regione e poi anche i sindaci. Quindi pubblicità, poi la parola ai sindaci.